I cavalli hanno più memoria a breve termine di quanto ipotizzato dalla scienza finora. Almeno dopo ben 6 ore ricordano ancora oggetti annusati poco prima e ricordano fino a 10 anni degli oggetti associati ad un premio. Io non so se sarei in grado. Ora sigla e poi andiamo avanti. Ciao, io sono Rachele Malavasi e questa è la mia rubrica E quindi parliamone, in cui io scelgo degli argomenti sull'etologia equina e ve ne parlo, sempre tutto correlato ovviamente con i riferimenti bibliografici dalla ricerca scientifica. Tu mi stai ascoltando sul mio podcast, che in genere esce il lunedì, ma questa settimana proprio non ce l'ho fatta e l'ho fatto uscire di giovedì. Comunque sappi che tutto quello che tu stai ascoltando è scritto, beh, non proprio tutto tutto, ma gran parte di quello che stai ascoltando è scritto sul mio sito www.etologiaequina.it, dove trovi anche il calendario degli eventi, trovi anche i video che sono correlati al mio canale YouTube, trovi il modulo, per esempio, per contattarmi per delle consulenze e tanti tanti articoli. Ma proseguiamo con l'argomento di oggi, i cavalli e la loro memoria. Che cosa ricordano? La memoria è il processo con cui si codificano, immagazzinano e recuperano le informazioni. È un processo essenziale per la sopravvivenza, perché permette di adattarsi all'ambiente senza dover ogni volta ripetere l'esperienza di apprendimento, che sarebbe un gran dispendio di tempo ed energia. Tutti gli animali quindi hanno memoria, ma di che tipo? C'è una memoria sensoriale che è a brevissimo termine e permette di riconoscere segnali mandati dai sensi, per esempio il gusto dell'erba mangiata al momento, la sensazione di umido sotto gli zoccoli e cose di questo genere. Poi c'è una memoria a breve termine che è nota comunemente anche come memoria operativa o memoria di lavoro. Ha una capacità limitata di pochi elementi per un breve periodo di tempo. Per esempio, il bambino che è appena passato davanti al paddock. Adesso me lo ricordo, ma poi se non mi ha portato una carota non me lo ricordo più. Sulla memoria a breve termine dei cavalli, la scienza si è contraddetta nel corso del tempo, passando dalla convinzione che si limitassero a 10 secondi fino alle conoscenze attuali. Nel test dei 10 secondi veniva lasciato cadere del cibo rumorosamente in uno fra diversi secchi. Se il cavallo veniva subito dopo rilasciato, lo trovava, mentre se passavano più di 10 secondi non lo trovava più. E attualmente invece le conoscenze sulla memoria a breve termine dei cavalli danno dei risultati profondamente diversi. Sappiamo per esempio che il cavallo ricorda gli eventi almeno per 6 ore e come è stato fatto questo test? I cavalli sono stati portati, ovviamente lo sto semplificando molto, i cavalli sono stati portati ad annusare delle feci e di nuovo le stesse feci dopo 6 ore e mostravano dei segni di disinteresse proprio a dimostrazione del fatto che se le ricordavano. Comunque non c'è tanto da stupirsi se ci sono dei test nell'ambito scientifico che danno dei risultati così profondamente diversi, 10 secondi rispetto a 6 ore, perché possono avere delle modalità di espletamento differenti. Per esempio, nel test dei 10 secondi, il problema principale probabilmente è che i cavalli hanno perso il focus d'attenzione, quindi in realtà hanno una memoria molto più lunga di così, ma non sono riusciti a mantenere l'attenzione su quello che stava facendo il ricercatore per più di 10 secondi. Il riguardo al test delle 6 ore è fatto in un modo completamente differente. Comunque, in quel caso si trattava di testare per quanto ricordassero enti o eventi poco significativi, mentre invece gli eventi segnati da forti emozioni vengono fissati nella memoria a lungo termine. Cosa sappiamo riguardo alla memoria a lungo termine? Beh, intanto che i puledri separati artificialmente dalla madre la ricordano anche se sono stati separati da lei per 5 mesi, quindi pensate quanto è importante la mamma. Per quanto riguarda i cavalli adulti, ricordano le interazioni avute con altri esseri viventi, quindi con altri cavalli o con altri esseri umani, almeno per 8 mesi, e in particolare se c'è di mezzo del cibo. Quindi un'interazione mediata con una mela vi garantirà un posto nel paradiso mentale di quel cavallo per almeno tutti gli 8 mesi successivi. Attenzione però, perché la memoria si fissa anche se gli propinate qualcosa di sgradevole. Nel test, per esempio, le persone avevano portato del pane,
oppure del pane imbevuto con l'aceto. E chiaramente quando era imbevuto con l'aceto non era qualcosa di gradevole. E mentre ai cavalli veniva dato il pane con l'aceto, da un altoparlante veniva emessa la voce di una persona. Quando poi i cavalli hanno sentito quella voce, si sono, senza l'aceto presente ovviamente, si sono infastiditi tirando le orecchie indietro e facendo un'espressione che ovviamente non portava a un'emozione gradevole. Ma il cibo rappresenta un fattore di interesse così alto che se i cavalli vengono addestrati a distinguere fra due forme, e qui parliamo tipo di due orsacchiotti diversi, non un quadrato rispetto a un cerchio, beh, si ricordavano quale avesse portato loro un premio addirittura 10 anni dopo. Come dicevo all'inizio, io non lo so se me lo ricorderei. Diciamo che potrebbero ricordarsi di noi altrettanto a lungo, sempre 10 anni, però questa ricerca non è mai stata fatta. I cavalli ricordano voce e volti delle persone, ma ricordano anche le loro emozioni, anche se non sappiamo per quanto tempo. Sicuramente l'emozione di una persona sconosciuta viene ricordata almeno nell'arco della giornata. Quando gli sono state mostrate foto di umani sorridenti o accigliati la mattina e poi li hanno incontrati nel pomeriggio con gli umani con un'espressione neutra, i cavalli hanno rifiutato di avvicinarsi a quelli che ricordavano come accigliati e mostravano segni di stress. Se volete vedere una foto tratta dall'articolo, andate sul mio sito www.etologiaequina.it nella sezione articoli e trovate l'immagine. Ma esiste un altro tipo di memoria, oltre a quella a breve termine e quella a lungo termine di cui abbiamo parlato, ed è la memoria episodica. La memoria episodica ci fa ricordare il dove, cosa e quando di un evento e quindi crea letteralmente la nostra storia, la nostra biografia. Per esempio, dove, a Roma, cosa ho fatto, quindi sono andato a Roma, quando, un mese fa. Per cui noi riusciamo a identificare nel corso del tempo, attraverso i nostri ricordi, qual è la nostra storia, che cosa abbiamo fatto. Ma sappiamo che i cavalli ricordano i luoghi e le emozioni che questi luoghi gli hanno generato, per esempio il famoso fagiano sbucato su quella tale curva che adesso è segnata per sempre. Ma sappiamo se il cavallo ricorda proprio l'episodio e quanto tempo prima nella sua vita è accaduto? Oppure semplicemente ha una memoria dell'emozione provata in quel momento, magari senza neanche ricordare il fagiano in particolare, per esempio. No, in realtà non ce l'abbiamo una risposta per questo, non lo sappiamo. Però un bel test è stato effettuato sfruttando l'interesse che i cavalli hanno verso le feci dei loro conspecifici e ha dimostrato che la memoria episodica, almeno per le feci, svanisce dopo una giornata. È sempre il test che abbiamo nominato prima, in cui a cavalli venivano fatte annusare le feci 6 ore dopo, ma hanno esteso il test anche alle 24 ore e il giorno dopo i cavalli tornavano ad annusare quelle feci come se non le avessero mai viste, al contrario di quello che accadeva dopo 6 ore. Perché accade questo? Sembra essere una strategia etologica perché i cavalli si muovono molto in natura, non sono animali territoriali e defecano sulle tratte di percorrenza. In questo modo sanno chi sta passando in quella zona. È fondamentale tenere monitorata la presenza di feci altrui per non imbattersi in soggetti sgraditi e quindi la natura fa dimenticare al cavallo le feci annusate il giorno prima per essere sicuri che non si perda nessuna informazione, magari non annusando delle feci che riteneva di aver già annusato il giorno prima e che magari invece sono state, hanno visto l'aggiunta di altre feci di altri soggetti. Comunque non sappiamo se questo meccanismo di dimenticanza si espanda anche ad altri contesti. Per esempio, nell'arco dello stesso giorno il cavallo incontra 4 principianti diversi, cavalieri principianti diversi, che gli propongono tutti quanti dei giochi con il cibo sotto i coni. Stessi coni, stesso campo, cioè che noia. Ma il giorno dopo si può riproporre almeno per il primo principiante lo stesso gioco sperando che se ne sia dimenticato? Essenzialmente, e chi lo sa, anche perché non si può dare una risposta uguale per tutti, perché la memoria dipende dall'età, dallo stato di stress e anche dall'ambiente di vita. Però potete aiutare il vostro cavallo a sviluppare attenzione e quindi memoria inserendo nel suo paddock qualche arricchimento ambientale che stimolerà le sue facoltà cognitive. Sempre in merito agli arricchimenti ambientali, se volete trovate un articolo sempre sul mio sito. Potete mettere come parola chiave grattatoi o magari se mi ricordo vi metto il link in descrizione. E siamo arrivati anche oggi alla fine di questo episodio di E quindi parliamone.
in cui appunto sono io che propongo un argomento, mentre la prossima settimana, questa volta davvero di lunedì, uscirà una puntata di E quindi domandamelo, in cui siete voi a farmi delle domande e io vi rispondo. Se preferisci vedere in video la risposta, basta andare sul canale YouTube Etologia Equina con Rachele Malavasi. Comunque ti invito a fare i tuoi commenti, a fare le tue domande, ma anche a partecipare ai prossimi corsi che si terranno a novembre in provincia di Ravenna e di Lecco, a dicembre si terranno in provincia di Pistoia e a gennaio a Roma. E poi per una serie di motivi personali non terrò corsi per parecchio tempo, quindi se pensi di voler seguire un corso dal vivo è l'occasione giusta. Comunque i moduli e tutta la descrizione e il programma sono su www.etologiaequina.it. Ciao e buon fine settimana!